Se tu guardi intorno a te, tu non hai da scegliere. Quello che tu cerchi qui non cambiare mai. Io sarò la musica, l'avventura splendida, la compagna magica che ti divertirà. E i programmi soliti che non danno la carica, tu che puoi rifiutali, sintonizzati su me. E sarà bellissima, intelligentissima, scelta azzeccatissima, come me. Lo so che riuscirò a riprendermi la vita. Una voce dentro me, all'unisono con te, canta che non è finita. E no. Fotogrammi di realtà che ti portano inquietudine. Non saranno il tuo destino. Se usi gli occhi di un bambino, non puoi farci l'abitudine, però hanno fortuna quelle rondini in cielo, che più le guardo più fare come loro. Voglio volare, a braccia aperte incontro a voi, vedere cielo di speranza, guardare avanti senza aver paura di tornare. Non è doversi dire addio, ma un tempo messo tra parentesi, dove stiamo per adesso. Ma io che cammino accanto a lui, l'ottimismo è in forma cronica. Ripeto nella mente, non può piovere per sempre. Questa l'hai sentita al cinema, vabbè. Coi piedi in terra tutto sembra un casino, ma visto dall'alto il mondo sta in una mano. Voglio volare. Cielo di speranza, guardare in basso senza aver paura e poi volare, lasciandosi portare via, mettendo il mondo tra parentesi, la tua mano stretta nella mia, e tenersi ancora stretti in una libera realtà, senza che il cielo è così grande solo per chi sogna ancora che per volare. Basta volere e immaginare, fino a volare a braccia aperte insieme a voi. Non scendere da quella nuvola, rincorri la speranza e guarda avanti senza aver paura di volare e far volare la tua idea, lasciando il resto fra parentesi, e riprendi la tua fantasia per non fartela volare. Voglio volare e noi voliamo a luglio. Buongiorno amiche e amici, buon giovedì. Ti voglio, vedrai, non finirai. Ai, 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 ai.
caro zio? Si ricorda questo cantante? Come si chiamava? Riccardo del Turco. Esatto, Riccardo del Turco. Luglio, col bene che ti voglio. Buongiorno caro zio Luciano. Buongiorno caro Alberto. Sant'Arone. Aronne, nome biblico. Aronne. L'ultimo quarto ho bevuto stamattina con le ultime pastiglie che ho finito. Ah, finito anche il mese, finite le pastiglie. Finite le pastiglie, ho fatto la ricarica. Bene, bene. Sant'Aronne, che è un nome ebraico, naturalmente si trova, credo, nella Bibbia, significa illuminato. Non so se so che qualche volta mi è capitato, insomma, visto che ho un po' di anni, qualcuno che si chiama Aronne l'ho incrociato nella vita, non è proprio uno dei nomi più usati sicuramente. Ecco, e il proverbio mio è: luglio soleggiato, vino a buon mercato, nel senso che ce ne sarà tanto e quindi insomma il prezzo dovrebbe scendere. Beh, dovrebbe. Staremo a vedere, caro zio. Staremo a vedere. Allora, prima di salutare Capitan Mattia, intanto buon luglio a tutti voi, amiche ed amici di La Musica. Grazie, come sempre, per avere la pazienza di seguirci. Noi, insomma, con un po' di pasticci che ogni giorno facciamo, insomma, cerchiamo di fare sempre del nostro meglio, quindi vi ringraziamo. Ringraziamo anche tutte quelle persone che non chiamano mai, che non scrivono mai, ma che sappiamo ci sono, e quindi un abbraccio anche a tutti voi. Abbiamo il colmo da indovinare, sta diventando un caso, io mi aspetto che ne parli anche il TG, caro zio, tra poco. Il nostro colmo del pompiere, eccolo qua. Proviamo. Un attimo solo, prima aspetta che lo ricordiamo al nostro pubblico. Essere, prima parola, essere. Poi essere non essere. Sono quattro le parole. Essere, c'è cioè la prima, poi le due parole in centro le dovete trovare voi, e l'ultima è focoso. Quindi noi abbiamo giocato un po' con vabbè, poi tecnicamente a livello grammaticale vi dirò anche cosa abbiamo usato, così magari vi do un aiuto in più. E spero, insomma, che qualcuno indovini, che abbiamo un bel CD musicale da mandarvi a casa gratuitamente. Quindi buona estate, chi è tornato dalle vacanze, spero abbiate passato delle buone vacanze, chi partirà in questo weekend altrettanto ve le auguriamo. Chi rimane invece con noi, Capitan Mattia, che per adesso mi sa che di vacanze rimane anche lui con noi. Partiamo anche noi? Partiamo anche noi. E dove andiamo? Finita la trasmissione. No, è finita. Ha finito la trasmissione, partiamo verso casa. Andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. Grazie, servito. Ah, è vero, più tardi per lei. Se vuoi conoscere vita. Sì. Vediamo un po' il nostro Capitan Mattia, che salutiamo. Buon primo luglio, caro capitano. Ci siamo, buon primo luglio. L'importante è essere armati o di condizionatore o di ventilatore. Tutto resta a posto. Non c'è dubbio. Allora, ieri abbiamo ricordato, caro zio, che c'è un ristorante stellato anche a Ponte Longo. Dove ha i Natali il nostro... Capitano Mattia. Lui non ci ha dato nessuna indicazione, perciò ci pensiamo noi, caro zio. Si chiama Lazzaro 1915, il ristorante, eccolo qua, adesso è chiuso, ed è stellato, lo ricordiamo, quindi insomma è un ristorante della guida Michelin, e quindi ecco, quindi salutiamo, si chiama Lazzaro la famiglia, capitano, che lei sappia. Non si sa niente. Come sempre, dobbiamo chiedere ai genitori, al nostro capitano Mattia, alla signora Claudia, al signor Benvenuto. Fateci sapere voi. Noi intanto andiamo su. Andiamo su, se ci parlano delle qualche anticipazione che a noi ci va bene. Ecco, che a noi vanno bene, va bene. Sentiamo un po'. Prego, regia, andiamo su in redazione. Grazie al nostro Danilo Guerretta e i fatti di cronaca che ci lasciano sempre un po' sgomenti, ma la vita è questa, ed è per questo che invece noi sul nostro spazio, caro zio, cerchiamo, ahimè, di alleggerire per un attimo, non perché siamo superficiali, ma perché la vita ha bisogno anche di qualche cuscinetto di così leggerezza, no? Normalità. Sì, quelli cuscinetti, quelli ce li abbiamo, insomma, dei cuscinetti di leggerezza, di normalità. Ecco, quindi senza dimenticarci che, ahimè, i problemi poi ci sono e quelli no, niente, nessuno può evitarli. Invece dobbiamo pensare che la fantasia umana è così forte, così straordinaria, che va oltre le situazioni. Vediamo, caro zio, su una bella canzone di Albano, due ballerini, ma proprio due ballerini straordinari, che ballano su con un getto d'acqua
C'è qualcosa di incredibile, ecco, vediamo assieme, c'è questo getto d'acqua che li porta in alto, in mezzo al mare, e loro così accennano a una danza, guardiamoli assieme. Beh, devo dire complimenti, non è che sembra che se il getto d'acqua ti tiene su, ma per fare queste cose Poi dicono che si può ballare. E dopo dicono che si può Ma cosa ballare, dite? Ma si cosa prende un dite? motoscafo e cioè, si balla. Va bene, grazie a Giovanni Due Carrare, grazie a Giovanni Due Carrare che ci ha condiviso questo video particolare. E ricordo come sempre che aspettiamo le cose che fate da mangiare, le foto su WhatsApp per il pranzo e servito dello zio. Ma adesso lo zio ha scelto per voi un invito. Un invito, che Ah, soltanto sull'invito. Ah, un invito, aspetta un invito. Un E lei in cambio adesso invito. Una musicalmente ci ha musica scelto. di Paolo Bertoli. Paolo Ah, Bertoli, sì. eccolo. Guarda, un'onda se ne va e adesso un'altra arriverà. Io che corro incontro a te, tu mi baci e sento che la vita è più preziosa condivisa insieme a te. Piove amore su di me, sulla spiaggia il sole che ci fa sentir bambini, torna alla mia ingenuità e la gente tutta intorno che scompare sembra che il mio mondo sia l'amore che ho per te. Stamattina tu vedrai cieli azzurri su di noi. Io che corro incontro a te, tu mi baci e sento che la vita è più preziosa condivisa insieme a te. Piove amore su di me, sulla spiaggia il sole che ci fa sentir bambini, torna alla mia ingenuità e la gente tutta intorno che scompare sembra che il mio mondo sia l'amore che ho per te. Eccoci, eccoci qua. Allora, caro zio, vediamo un po' di risposte del nostro colmo. Sono le 11:17 minuti primi.
vedremo i vostri buongiorno un po' prima, perché vogliamo non correre verso la fine, avere insomma con più calma, quindi fra poco cominceremo a vederli. E intanto Paolo da Santo Stefano di Cadore, che mi auguro sia un po' più fresco su in montagna, una bellissima località, no? Caro zio, dice essere spesso un fuocoso. Allora, fuocoso, attenzione, perché poi dobbiamo essere abbastanza ligi. Ecco, se non è che vuol dire che questo è giusto o non è giusto, ma la parola è focoso, non fuocoso. Essere la prima, l'ultima è focoso e mancano le due e mezzo. Dunque, però, noi vediamo, magari, ecco, Santo Paolo di Santo Stefano ci riscrive focoso, ma, ripeto, non è detto che questa sia quella giusta. Poi, essere un poco focoso, Giovanna. Mentre, caro zio, Raffaele dice essere nella vita focoso. Ok, allora queste sono invece costruite giuste. Aspettiamo anche chi non ha mai giocato. Guardate che insomma abbiamo messo questi due paletti, a essere e focoso alla fine, quindi provateci, chiamate lo zio allo 0444 966 274. Anche se volete sentire qualche canzone, magari lo zio, se non riesce a accontentarvi subito, sarà stasera o domani, no zio? Nel limite possibile, fare subito. Ecco, quindi siamo qui. Se avete voglia di fare gli auguri di compleanno con la vostra voce, mandateci un WhatsApp che noi lo facciamo sentire. E anche se volete che noi chiamiamo a mezzogiorno qualcuno che compie gli anni, non per fargli uno scherzo, gli facciamo gli auguri, ci chiamate, noi lo chiamiamo in diretta e gli diciamo: guardi che Luciano, il suo amico Luciano, ci ha invitato a casa sua per il compleanno. Ecco, potrebbe, quindi si può fare. Tanto ci vuole. Ecco, ci vuole tanto. Possiamo fare tutto questo, Ma intanto, caro zio, dai, regaliamo un'altra bella canzone. Le informo che la signora Fernanda Secchinello è tornata a casa dall'ospedale, perciò un augurio di una pronta guarigione dalla sorella e amica Agostina Furlan di Monsegge. Tanti auguri, cara nostra Fernanda Facchinello, ben tornata a casa e facciamo una pronta ripresa. Ah beh, guarda, questa noi abbiamo sentito nelle anticipazioni del TG, purtroppo notizie di cronaca non belle, ma questa è una bella notizia. Un abbraccio, certo. Fernanda ha una bella amica, la sua amica che le vuole bene. Sorella e amica, Agostina. Ecco, Agostina. E noi vi regaliamo questa canzone che ha scelto lo zio. Ah beh, Liabba. Eccoli qua, Liabba, prego. Happy days, they seem so hard to find. I tried to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love, I wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good.
Ecco qua, caro zio. Allora, il ristorante di Pontelongo Stellato ci ha mandato qualche foto per il pranzo servito. Sì, bene, sì, lo mostriamo. Ecco qua, lo vediamo, qualche foto nel nostro computer, caro zio. Ecco, il pranzo è servito. Vabbè, dai, ci sono due menù degustazione, uno da 80 a 115 euro, da 110 a 155, insomma. Il nostro pubblico, caro zio, comunque complimenti a questi grandi chef, ci mancherebbe, la tradizione, insomma, vengono da tutto il mondo. Ma noi abbiamo il nostro pubblico che ci manda le cose buone tutti i giorni, caro zio, anche se non è stellato, ci mandano delle cose molto molto buone e quindi noi non possiamo che ringraziare per questo. Ok, dunque, cosa facciamo, caro zio? Cosa dice? Sono le 11:24 minuti primi. Tra poco io farei, facciamo così, facciamo un po' di buongiorno e poi andiamo con la canzone. Cosa dice? Iniziamo facciamo, con un po'. Facciamo così, dai. Allora, con un po' di buongiorno, allora iniziamo dalla Z di Zita, come sempre. Buongiorno. Quanto è luglio, buongiorno. Buon giovedì, Zita, siamo al mare, il mare anche con Walter, anche lui è arrivato, che sia per tutti allegro e spensierato, buongiorno e buon inizio mese. Buongiorno a chi è vicino e lontano, a chi mi regala sempre un sorriso, questo è bellissimo, Giuseppe e Giancarla. Anche questa l'abbiamo già visto, ce l'ha mandato anche Silvana, d'altronde all'inizio. Sabrina ci manda benvenuto luglio, con questo bel cocco, caro zio, con questa ciabatta che è colorata proprio da estate, molto simpatica. Un saluto può essere anche piccolo, ma fa sempre bene al cuore, la mia amica Ross, buongiorno. E poi, questo ce lo manda Roby, sono quelle freddure, però dai, simpatiche. Come si chiama il santo delle scarpe? Sandalo. Vabbè, dai, è una freddura, ma è simpatica, dai, insomma. Grazie, grazie Roby, che non manca naturalmente di mandarci anche il suo buongiorno con affetto, amicizia e simpatia. Questo è il buongiorno da parte mia. Buongiorno, siate radiosi d'amore, siate radiosi d'amore, è il segreto che fa splendere il sole, ce lo ricorda Raffaella. Benvenuto luglio, buongiorno da Marina. Giusy, anche stamattina non mi sono svegliata qui, nemmeno noi purtroppo, riproverò domani. Buongiorno Giusy e Giuliana, buongiorno, benvenuto luglio, portaci sole, amore e tanta serenità. Ma soprattutto vedo il mare, protagonista. Buon primo luglio, buongiorno e buon nuovo mese da Giovanna di Rovigo. Si parte per il nuovo giorno di luglio, caro zio, ci aspetta un nuovo mese, speriamo che sia sereno per tutti. Buongiorno da Franca. E la nostra Maria Luisa di Manzano che dice, ecco le tante meraviglie della natura, ecco, con cui amo circondarmi, viva la musica, l'allegria che vi distingue, buona giornata. Grazie Maria Luisa, veramente grazie di cuore. Grazie e ci fermiamo con Carla, essere allegri non significa necessariamente essere felici e spensierati, significa solo avere la capacità di trovare ogni giorno un motivo per sorridere, ridere e gioire, nonostante tutto, nonostante tutti. Bene, e per questi bei pensieri, caro zio, cosa facciamo noi? Io, cambio? Una bella canzone di Fabio Fasani. Ah, beh, il nostro Fabio, che lui abita al mare, Eccolo qua per lui. Mi hai detto che sei stata un di me, innamorata, innamorata. Per amore no, io non ti ho mai considerata, considerata. E un giorno come tanti tu sei andata via, triste, ignorata, dimenticata, lasciando che il ricordo dentro al cuore tuo scrivesse dolce poesia. Prigioniera di un sogno, prigioniera.
triste, ignorata, dimenticata, lasciando che il ricordo dentro al cuore tuo scrivesse dolce poesia. Innamorata, ero l'unico amore, tu mi hai detto piangendo, ero pazza di te. Eccoci qua, caro zio. Bene, bene, bene. Ancora buon giovedì, amiche ed amici. Viva la musica. Ci scrive Natalina, un po' in siciliano, forse, essere in tutto fuocoso. Ecco, non lo so, il colmo per... Però è focoso, eh. Mi raccomando che la parola deve essere corretta. Vediamo un po' se abbiamo essere bollente e focoso, ci scrive Iole. Adriana, essere più che focoso. E quindi stiamo a vedere. Ecco, poi vediamo se oggi magari riusciamo a darvi anche qualche indicazione. Dunque, caro zio, io, se lei è d'accordo, mi appropinquerei a parlare dei grandi appuntamenti che ci sono, che ci attendono, esatto, e che non possono farci aspettare, che sono quelli del Gambaro e non solo. Allora, iniziamo col sabato 10 luglio, cena sotto le stelle nel grande giardino estivo del Gambaro a Cadone, che lo ricordiamo, con Giancarlo, la Santa Monica Band, pizza grigliata, paella. Il menù è 25 euro con bibite e caffè, oppure solo l'ingresso con consumazione. La stessa formula la potete trovare il 16 luglio, che è un venerdì, sempre nel giardino estivo, con Anna e Marco, di Marco in Niagara, naturalmente. Andiamo poi alla domenica 18 luglio in compagnia dei Rodigini, eccoli qua, quindi grandissimo appuntamento. E vi ricordo il 23 luglio, dove protagonista sarà Renzo Biondi. Ricordiamo, siamo in attesa di sapere il governo quando darà la data per quando si inizierà a ballare, con tutte le regole che ci potranno essere. Noi ci auguriamo sia nei prossimi giorni. Vi ricordo anche che i due weekend che vanno da giovedì a domenica, dal 9 al 12 luglio e dal 16 al 19 luglio, gli amici di Veggiano ritornano con la loro grandissima festa, con gli gnocchi fatti a mano. Sono migliaia le persone. Naturalmente ci sarà tutto, insomma, sarà tutto diretto con le circostanze che devono esserci, quindi distanziamento, l'igienizzazione, tutto quello che ci va dietro. Naturalmente loro sono una grandissima organizzazione, ed eccoli qua i primi piatti di gnocchi fatti a mano: burro e salvia, pomodoro, ragù, ortolana, tirolese, anitra, e i secondi: pesce fritto, costicine, salsicce, pancetta tristagliata, arrosticine abruzzesi, soppressa, formaggio, baccalà alla vicentina, tripa alla parmigiana e tutto quello che ci va dietro nel bere. Stand gastronomico aperto dalle 19. I gnocchi possono essere anche portati a casa, da sport. E per tutti voi, quindi, caro zio, una bella canzone. Straniero. Stasera abbiamo il compleanno, però, quindi lo aspetterei. Allora andiamo con il souvenir. Il souvenir, Andrea, il souvenir. Eccolo per noi. Laggiù nel paese dei tropici, dove il sole è più sole che qua, sotto l'ombra degli alberi esotici, immagini che caldo che fa. Gli americani che spatriano si ritrovano tutti qua giù, alle spalle una storia impossibile.
caccia una donna via e attraversano la notte a piedi per truffare la malinconia. Spendono più di una lacrima su un bicchiere di vino e di rum e piangendo gli viene da ridere. Ballo anch'io se balli tu. Le mani vai! Anche là, per un cuore che si è ammalato, nel paese della libertà. Gli americani che spatriano fanno il verso alla nostalgia, raccontandosi senza crederci mille volte la stessa bugia. E poi lo so se la rivedi, a caccia una donna e via, e attraversano la notte a piedi per truffare la malinconia. E spendono più di una lacrima su un bicchiere di vino e di rum, e piangendo gli viene da ridere, ballo anch'io se balli tu. Andrei, souvenir, caro zio, a tenerci compagnia. Sono le 11:39 minuti primi, allora ancora qualche buongiorno. Intanto stanno arrivando un sacco di cose buone, caro zio, per lei. E Nathalie, per oggi, non sono ancora arrivati i gnocchi, essendo giovedì, ma abbiamo fiducia, vediamo. Intanto buongiorno amici, ecco, andiamo pure con la sigla del buongiorno ancora, nel senso, ecco, ci accompagniamo. Eccolo qua, è arrivato luglio, felice giovedì, buon luglio a tutti da Natalina, che dice com'è distribuita in Italia la bellezza femminile, caro zio. In Trentino così, in Sicilia così, in Lombardia così, in Friul così, cioè lavoratrici, ecco, io ho visto tante belle donne anche, però insomma credo che Natalina sia friulana, quindi noi prendiamo atto, eh. Buongiorno, buon primo luglio a tutti, buon giovedì, da Linda, buongiorno, buon giovedì. Da Orietta Ezio, il primo luglio, buongiorno e buon nuovo mese a tutti, da Ezio di Cornigliano. Oh, scrive, vabbè, una battuta, con questo caldo credo che non riuscirei nemmeno a fare sesso, peccato te l'avrei data. Più, senti questo venticello, caro zio, cambiato improvvisamente idea, sparito il caldo. Va bene, dai, facciamo una risata, Giovanni Due Carrare, benvenuto luglio. Oh, eccolo qua, buongiorno e che Dio ce la mandi buona anche oggi, ce lo ricorda Adriana. Questo è per lo zio, aspettiamo. Daniele Vanio, diamo il benvenuto a questo nuovo mese che porterà nella magia, che ci porterà nella magia dell'estate. Buon inizio mese e buongiorno, la vita è più dolce se gli sorridi. Salutiamo la nostra Lucia Guido e anche Mike, la nipote, il nipote di Lucia e Guido. Ecco, mandateci una foto se lui vuole, che così lo salutiamo. Benvenuto luglio, ecco, un buon giorno, primo luglio 2021 da Amedeo. E buongiorno, benvenuto luglio, firma, viva la musica, portaci sole, amore e tanta serenità, la nostra Alma. Adriana, benvenuto luglio, accompagnaci alla magia dell'estate, buongiorno. E Raffaele di Rovigo, auguro a tutti un bellissimo inizio del mese di luglio, buongiorno, con Topolino e Ninni al mare. Bene, grazie, grazie amici, una bella canzone che andiamo alle anticipazioni, caro zio. Andiamo con i robot. I Rovigi. Vento che non smette di invitarmi al largo, di sparire.
via con sé. Il sole a 100 gradi e il mio cuore a 100 nodi, stretti a un fazzoletto di ricordi dentro te. Tu che arrivi come un'onda qui, mi travolgi sotto un'alta marea. Terremoto nella vita mia, sarà dura non aprirti e lasciarti andare. Batte forte i Rodigini, ricordatevi l'appuntamento che ci sarà al Gambaro, non dimenticatelo, quindi il 18 luglio, domenica per la precisione, domenica sera. Oh, arriva in ufficio una dedica, caro zio, quindi dediche che arrivano qui in ufficio, su, dappertutto. Buongiorno a tutti voi di Viva la Musica, volevo fare gli auguri a mia sorella Antonia che oggi compie gli anni. Auguri Antonia da Giusi di Montegalda, quindi auguroni. Cara Giusi. Ecco, segnati questi numeri che così vai meglio, ci arrivano direttamente. Se hai WhatsApp puoi anche mandarci una foto, se vuoi, entro mezzogiorno e qualcosa, di tua sorella, così la festeggiamo anche con la foto. Sono arrivati anche gli gnocchi, caro zio. Qua non manca niente. Io non dico niente, ma qua, detto, fatto. Adesso aspetti, aspetti, perché sono dopo mezzogiorno. Devo chiedere a Iole che civico. Essere sempre assai focoso, ci scrive la nostra campionessa Patrizia. Allora, attenzione, perché come vedete, tra essere focoso state mettendo un po' di parole. Oggi una di quelle giuste c'è. Ecco, quindi attenzione, perché ce n'è una di quelle giuste. Quindi prendetevi le risposte di oggi, guardatele. Oh, poi Iole appunto aveva detto essere bollente e focoso, e vediamo se ne ho altre, mi pare più o meno di no, ma essere in tutto focoso. Ah sì, Natalina che l'avevo detto. Allora, caro zio, siamo pronti per sentire le anticipazioni? Andiamo. Andiamo, vediamo se c'è Fabio o Danilo. Prego. Mo. Ah,
Allora, intanto grazie anche ad Arianna per il suo buongiorno, naturalmente, grazie Arianna, grazie di cuore, e grazie anche per Adriana e Siro. Cerchiamo un motivo per vivere al meglio questa nuova giornata con il cuore. Buongiorno a tutti. Allora, tra pochissimo avremo i personaggi famosi, la musica e tante altre cose, caro zio, ma adesso arriva un'altra bella canzone scelta per voi dallo zio Luciano. Andiamo in giro per il mondo. Andiamo in giro per il mondo. Silvio Boni. Ah, andiamo in Messico, Messico. Quando mi porta? Quando mi porta, bisogna che chiamiamo Silvia, che lei pratica. Vediamo un po', prego regia. Se vi è vero che va por el camino, por brechas y veredas, buscando su destino, escucho alegres trinos de la ave alborera, rumor de fresca brisa de tierra morena, y vino las espigas, dorados sus trigales, como las que se mecen, muy verdes los maizales, y serpentean las pardas de piedras quebradas. Casitas con arcones de adobe blanqueada, la Virgen del Cerrito que alía nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades, con pelos mexicanos le brindan su canto, y todos la visitan el día de su santo. Con emoción, piletas como espejos y tibias sus lagunas. Se peinan con el viento, de encaje las espumas, de piedras molcajetes, volcanes nevados, el popolo está ciudad, amantes postrados. Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno, porque he encontrado campos, caricias y consuelos. Por tantas cosas bellas me quedo en tu seno, gozando tus pregones, te canta el viajero. México, México, te llevo en el corazón. Caro zio, Silvia Urbani con la sorella ci hanno fatto vedere le cose belle del Messico, bellissimo, ce ne sono tante, ma in una canzone sono riusciti a mettere tante tante situazioni. Vabbè, beate loro che hanno fatto questo bel viaggio. Allora, caro zio, dobbiamo con grande piacere, torniamo in Friuli, lui si è visto prima la vignetta che abbiamo mostrato delle varie donne, chissà se lui può darci conferma, aggiungiamo un posto a tavola per Giuseppe da San Giorgio di Nogaro, eccolo qua. Caro Giuseppe, che dice? Che dice per il colmo mettere a fuoco, però caro Giuseppe, ascoltami bene, la composizione della risposta è questa, quattro parole intanto, non tre, la prima è essere, le due in centro dovete indovinarle voi, la quarta è focoso, quindi essere, focoso,
E quindi, ecco, non va bene la tua risposta, te lo dico già. E grazie per averci scritto, benvenuto a Viva la Musica, visto che è la prima volta che ci scrive. Andiamo con i personaggi famosi di oggi, caro zio. Lei è stata moglie di uno dei Pooh, di Riccardo Fogli. Compie 72 anni, Viola Valentino. Eccoci. Sono tanti successi Viola Valentino, questo però insomma è molto famoso. Grazie, auguri, auguri a Viola Valentino naturalmente. E lei, caro zio, come posso dire, faceva questo telefilm Baywatch, dove andavano a salvare le persone che in mare con le onde si... E lei, come posso dire, aveva un suo salvagente personale che la teneva a galla. Parliamo di Pamela Anderson, eccola qua, 54 anni. Ecco, abbiamo tenuto solo la testa perché il resto ve lo ricordate bene di Pamela Anderson. Auguri, auguri, auguri. Che lui, che insomma, peccato. Che peccato. Che peccato, vabbè, insomma, è ora di pranzo. Allora, lui è uno dei nomi, insomma, dei nuovi nomi emergenti con il suo gruppo, lo Stato Sociale, è molto simpatico, devo dire anche molto intelligente. Le loro canzoni sono molto divertenti e lui compie gli anni. Lodo Guenzi, 35 anni. Eccoli qua. Auguri a Lodo Guenzi, auguri, auguri, auguri. E andiamo, caro zio, a vedere invece un'altra bella del cinema, insomma, 64 anni, si chiama Liv Taylor, tra l'altro è figlia d'arte, la vediamo, insomma, in una delle immagini la sua bellezza. Eccola qua, auguroni a Liv Taylor. E poi vediamo un po', beh, nel cuore di tantissime persone, le donne soprattutto, è stata molto coraggiosa, ahimè, avrebbe compiuto 60 anni, mancata 23 anni fa. Diana Spencer, Lady Diana, come la conoscete. You called out to our country and you whispered. Questa bellissima canzone che Elton John gli dedicò, Candle in the Wind, questa candela nel vento, per ricordare la delicatezza. E chiudiamo con un simpaticissimo attore americano che tutti conoscono per aver interpretato uno dei due Blues Brothers, Dan Aykroyd, 69 anni. Eccolo. Eccolo, eccolo qua. Dan Aykroyd. Bene, bene, bene. Auguri, auguri, grazie. Grazie alla nostra regia. È troppo divertente, questo balletto che è veramente... Bisogna che un giorno io e lo zio Luciano facciamo questo balletto. E allora andiamo a sentirci una canzone che ci porta direttamente alla pausa pubblicitaria. Prego, regia, ecco per voi qualcosa di molto molto bello. Prego. He was working through college on my grandpa's farm. I was thirsting for knowledge. And he had a car. Yeah, I was caught somewhere between a woman and a child. When war is the summer, we find love growing wild. On the banks of the river, on a well-beaten path. It's funny how those memories, they last. Let's throw remember when 15 was on. My biggest fear was September.
when they have to go. A few girls and ladders and one long distance call, but they stayed away like the leaves in the fall. But dear, touch. Is it really him or the loss of my innocence? I've been missing so much. Like Eccoci qua, carissime amiche ed amici di Viva la Musica, buon pranzo come sempre, tra poco avremo il pranzo servito dello zio Luciano, il colmo, caro zio, un po' di risposte che arrivano a essere sempre molto focoso. Emanuela, Dino dice essere spento dentro. Caro Dino, ti ricordo che essere va bene, ma l'ultima parola è focoso. Essere un amante focoso, San Giorgio, cioè Giuseppe da San Giorgio di Nogaro, corregge giustamente, oppure essere più focoso, Renzo. Allora, caro zio, volevo dirle che le arriva da Colomba di Udine, se non sbaglio, i saluti con il suo Dibo. Dice: zio Luciano, sono passato per farti un saluto e dirti buon pranzo. Eccolo qua. È carino, no? Dibo, Ha mangiato lui tutto. Va bene. Ok, dai, attenzione, perché andiamo subito a parlare invece tra poco degli appuntamenti del Gambaro Cadoneghe, ma prima parliamo di Ottica Lux Andrea Aghito. Lo sapete, insomma, noi ve lo stiamo consigliando se abitate anche in provincia di Treviso, Vicenza, Venezia, Rovigo, fate quei 20-30 chilometri, ma una vista veramente importante che dura un'ora. Il nostro Andrea Aghito vi dà l'opportunità di avere tutte le informazioni perché il vostro occhiale sia veramente perfetto. Sapete che il dottore c'è l'oculista e poi ci vuole l'interpretazione, ecco, c'è l'ottometrista che è una laurea che non tutti hanno e poi l'ottico, ecco, Andrea è ottico ma anche ottometrista. Allora andiamo pure a pieno schermo per ricordarvi che è via Altichiero a Padova, che non serve sapere conoscere Padova perché come arrivate da qualsiasi parte c'è la tangenziale che gira intorno alla città. L'uscita 21A ha proprio riportato via Altichiero, ma a parte che vi spiega tutto Andrea.
Il numero di telefono per prenotarvi la visita, che per chi è di Viva la Musica è gratuita, 049 86 42 034. Finita la visita, non siete obbligati a comprare nulla, ma se vi ritenete che le indicazioni di Andrea siano veramente preziose e se volete, c'è lo showroom con gli occhiali, naturalmente, attaccato allo studio. Voi però in cambio avete 100 euro di sconto sull'occhiale di, sull'acquisto dell'occhiale a vista, o chi ne compra due, marito e moglie, per se stesso, il secondo lo paga metà prezzo, 50%, quindi uno sconto ancora maggiore perché l'acquisto è più importante. Approfittatene, mi raccomando, 049 86 42 034, caro zio. Ottica Lux, il nostro super Andrea Aghito, e settimana prossima ci collegheremo con lui via Skype, ci regala una bella canzone. Marco Iniagara per voi. Tra poco parleremo degli appuntamenti con il Gambaro. A tra poco. Ho percorso mille strade per raggiungerti, e cercato tra la gente gli occhi tuoi. Ho vissuto questi anni di incantesimi, respirando ossigeno di noi. Quante promesse, amore mio, lo sanno i muri e lo sa Dio, delle notti bianche, i sogni e le paure. Siamo qua, negli occhi un'altra verità. Non è vero, dillo ancora, non è vero. Amici, no, fare finta non si può. Brucia ancora dentro e come spegnerti non so. Amici, mai, dimmi solo come fai. Dopo tutto quello che c'è stato tra di noi. Mille volte di difenderti, hai giurato ed hai scommesso su di noi. Correvamo a piedi nudi sugli ostacoli, col sorriso senza preoccuparci mai. Quante promesse, amore mio, lo sanno i muri e lo sa Dio, ma i silenzi adesso fanno più paura. E dimmi adesso che cos'è la nostra storia, che cos'è? Non è vero, dillo ancora, non è vero. Amici, no, fare finta non si può. Brucia ancora dentro e come spegnerti non so. Amici, mai, dimmi solo come fai. Dopo tutto quello che c'è stato tra di noi. Addio, ma i silenzi adesso fanno più paura. E dimmi adesso che cos'è la nostra storia, che cos'è? Non è vero, dillo ancora, non è vero. Amici, no, fare finta non si può. Brucia ancora dentro e come spegnerti non so. Amici, mai, dimmi solo come fai. Dopo tutto quello che c'è stato tra di noi, perché l'amore ti ruba l'anima, senza pudore ti butta via e non ha pietà. Amici, no. In 35 anni di passione e studi come ottico-optometrista, ho risolto molti casi. Per la scelta degli occhiali ascolto i gusti del cliente e consiglio la migliore qualità ed estetica, sia per le montature che per le lenti.
progressive o ad alta definizione. Vederci bene è importante e soddisfare le persone mi rende felice. Vi aspetto per un'analisi visiva completa e gratuita. Ottica Lux, in via Altichiero, a Padova. Bene, grazie Andrea Aghito, mi raccomando approfittatene perché è veramente una grande opportunità anche per te, cioè a livello professionale, per avere informazioni incredibili. Allora, parliamo di appuntamenti. Sabato 10 luglio, cena sotto le stelle nel grande giardino estivo al Gambaro Cadoneghe con Giancarlo e la Santa Monica Band, pizza grigliata o paella, 25 euro con bibita e caffè o solo l'ingresso, 10 euro. E poi venerdì 16 luglio, Anna e Marco di Marco in Niagara, le formule rimangono le stesse, sempre nel grande giardino estivo. 18 luglio al Gambaro a cena con i Rodigini, caro zio, e Renzo Biondi, eccolo qua, sarà protagonista il 23 luglio, un venerdì, quindi quattro grandi appuntamenti importanti. Poi attenzione perché si torna alle feste che insomma tornano ad aprire i loro stand gastronomici come Veggiano con le loro specialità e gnocchi fatti a mano anche da Sporto, dal 9 al 12 luglio e dal 16 al 19 luglio, lo ricordiamo, Veggiano, la tradizionale festa di Sant'Antonio che è stata spostata perché chiaramente, insomma, lo sapete, per le varie regole, i primi piatti con burro e salvia, i gnocchi fatti a mano, burro e salvia, pomodoro, ragù, ortolana, tirolese, anitra e poi tutte le immancabili specialità, il pesce fritto, costicine, salsicce, pancetta, tristagliata, arrosticini e tutto il resto, la baccalà, la trippa, che vi aspettano a Veggiano in questi due grandi weekend. Caro zio, tra poco abbiamo forse una canzone dell'orchestra Bagutti, se non sbaglio, ed è per il compleanno di Gianfranco, eccolo qua, lo vediamo in Riva al Lago. Auguroni dalla moglie Anna che gli dedica la canzone Straniero dell'orchestra Bagutti, e così sia, tra poco il pranzo è servito dello zio. Prego. Bello come il sole sulle labbra un po' di mare, nei tuoi occhi nostalgia, straniero. Nel cuore la tua terra, il ricordo di un amore, mentre canti una canzone, straniero. Straniero, straniero.
Grazie, grazie naturalmente, auguroni ancora a questo nostro amico, caro zio, la foto la rivedremo anche stasera. Ringraziamo anche Elvira e Roberto per il loro buongiorno e dice essere non essere focoso. Allora, essere il meno focoso Daniela, allora andiamo subito con il pranzo e servito. Non avete indovinato, ma oggi è stata scritta una delle due parole che mancano nelle varie composizioni, sono due aggettivi, uno è anche una verba, insomma sono due aggettivi. Il pranzo è servito dello zio. Pronto zio? Allora, antipasto di pesce, caro zio, Adriana e Siro, eccolo qua, guardi, capestante, non solo, frittino, buono, no? Buono. Andiamo poi con un risotto qui invece, risotto con carciofi e gamberetti, la nostra campionessa Patrizia. Se no, di primo, eccoli qua, i famosi gnocchi, caro zio, guardi, glieli faccio vedere, quasi si sente il profumo, anche una spruzzatina di grana. Orco cane, aspetta qua, dov'è che siamo andati? Dagli gnocchi andiamo al pasticcio, eccolo qua, pasticcio in forno, Lucia e Guido e Mike che l'hanno preparato, caro zio. Se no abbiamo pomodori con olive gratinati e crepe alla mozzarella dalla nostra Alma. Se no, vediamo un po' cosa dicono. Oggi ho preparato zucchine ripiene e peperoni. Peccato che non sentite il profumo, Fernando e Filippo. E non solo il profumo, anche il gusto. Patatine, caro zio, al forno da Giuliana. Pane fatto in casa da Giovanna di Rovigo, che fa sempre bene una bella cioppettina di pane. E poi abbiamo fragole, sempre Giuliana. E questa che si chiama la Piar Soladain, friulano, Macedonia di pesca, caro zio. Dalla nostra Orietta, buona, ma ce l'ho di pesca e fresca. Che dice, caro zio? 5 stelle per questo pranzo? 5 stelle? Che dice? Stanotte bisogna vedere le stelle. Stanotte vediamo le stelle? Con la fame che ho. Va bene. Guardo fuori, vedo le stelle. Vi aspettiamo stasera, vi aspettiamo stasera alle 19.30, grazie allo zio, grazie a Capitano Mattia. Ci vediamo stasera. Grazie, buon giovedì, Marco e Clan per voi, viva la musica. E restare sempre accanto a te, solamente tu mi sai dare un forte brivido d'amore, e il nostro amore grande mai non finirà. Ciao, ciao romantica, noi ci rincontreremo, perché il sogno diventa in realtà per stare ancora insieme. Ciao, ciao romantica, non mi dimenticare, il tuo amore vive in me, lo porto sempre nel cuore. Ciao, ciao romantica, noi ci rincontreremo, perché il sogno diventi realtà, per stare ancora insieme. Ciao, ciao romantica, non mi dimenticare, il tuo amore vive in me, lo porto sempre nel cuore.